ICF Coach con credenziali PCC, sociologa, mentore, facilitatrice di processi di approfondimento, ovviamente attraverso l'intelligenza emotiva, consulente UQBiz, hai all'attivo una trentina di pubblicazioni, hai lavorato nel mondo accademico e nel mondo aziendale in tutte le sue sfaccettature e sei qui alla Expo come Communication e Marketing Manager per Six Second per l'Italia e per l'Europa. Ho tre domande in una. Possiamo immaginare che le diverse generazioni differiscano anche sul piano dell'intelligenza emotiva? E se sì, come? E che vantaggio può dare questo alle persone e alle organizzazioni? Wow, grazie Raffaele. Beh, mi viene da dire che innanzitutto non possiamo solo immaginarlo, ma lo abbiamo misurato. Six Seconds, che è il più grande network internazionale che si occupa di intelligenza emotiva, ha un assessment, il 6 assessment, che permette di misurare i muscoli socio-emotivi e l'impatto sulle performance. È un assessment validato a livello internazionale, molto robusto anche in ambito accademico, e ci permette dal 2018 di andare a monitorare l'andamento dell'intelligenza emotiva nel mondo. Quello che stiamo vedendo, soprattutto dopo la pandemia, è che questi muscoli si sono impoveriti sino a creare una vera e propria crisi energetica che sfocia in episodi di burnout che impattano soprattutto sulle Sui generazioni più giovani. giovani. Questo cosa ci dice? Che a livello sociale e aziendale probabilmente non stiamo facendo abbastanza per generare dei contesti dove il benessere delle persone, la qualità della vita delle persone sia tutelata. E al contempo però apre grandi opportunità anche all'interno delle aziende per sfruttare le ricchezze, le diversità intergenerazionali e aprire un dialogo comune che porti a dei cambi di paradigma a livello organizzativo in cui le persone possano fiorire. È un po' un'alleanza nella diversità. Come Sì. si fa a creare senso in azienda oggi? Io penso che si debba proprio partire da questo. Il dovere morale delle aziende è iniziare a lavorare o rispolverare quello che è il loro purpose organizzativo affinché sia condiviso da tutte le generazioni. E all'interno di questa cornice di senso organizzativa ogni persona possa far fiorire il proprio purpose individuale. Quando parliamo di purpose si pensa che sia qualcosa di molto astratto spesso, no? La versione Definition. migliore di noi, la vision, è qualcosa in realtà di estremamente tangibile e misurabile. Nel nostro modello di intelligenza emotiva è un muscolo misurabile ed allenabile che si chiama perseguire obiettivi eccellenti e che potenzia tutti gli altri muscoli. Senti, ci sono altri muscoli, ci sono altre leve da muovere? Ci sono altre leve, dal nostro assessment si possono estrarre altri report che ci vanno a mappare i talenti e gli stili del cervello delle nostre persone. Se ci conosciamo meglio, anche da questo punto di vista, all'interno delle organizzazioni, possiamo pensare di lavorare meglio insieme, di alimentare la fiducia, la collaborazione, generare empowerment nelle nostre persone e andare insieme, nella direzione, comune, quindi quel purpose comune che abbiamo co-costruito. Da conoscere se stessi è ancora È ancora importante. importante. Ilaria, tutte le aziende competono, devono lavorare, sfide. Come si vince la competizione, la sfida dell'intelligenza emotiva? Allora, abbiamo parlato di purpose, di senso, abbiamo parlato di allenare i muscoli socio-emotivi, di talenti. Se ancora non è sufficiente, aggiungo questo, abbiamo un altro report, il nostro business case, che ci fa vedere come al crescere dell'intelligenza emotiva delle nostre persone crescono anche i risultati aziendali. Quindi l'intelligenza emotiva è direttamente collegata alle performance aziendali, performance che vanno a braccetto con la sostenibilità, col benessere. Quindi aumentano i risultati, aumentano i numeri, quelli che tutte le aziende cercano, e al contempo si riducono dei costi legati ai costi sanitari, legati al burnout, il turnover, perché le mie persone sono ingaggiate e l'ambiente è un clima di fiducia. Sei un coach con credenziali PCC e in realtà il coaching è anche un po' l'arte della domanda. Ci vuoi lasciare con una domanda potente? Beh, potrei chiedervi che cosa cambierebbe da domani all'interno delle vostre aziende se iniziaste ad allenare l'intelligenza emotiva tutti insieme. E noi vi possiamo aiutare tramite la nostra divisione EQBiz che risponde in maniera customizzata a tutti i need aziendali tramite la chiave dell'intelligenza emotiva, anche attraverso il coaching, ovviamente. Grazie mille, Lario. Grazie a te.